Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Jurassic World Game. Arriviamo a 300 like, condividete il video e iscrivetevi al canale se siete nuovi. Lasciate hashtag Jurassic World Game qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. E andiamo avanti con la nostra nuova puntata ragazzi. Allora, pioggia di premi. Intanto questa è la pioggia di premi passata perché non ho potuto fare le altre. Quindi ho preso tutto e di più. Ok, andiamo a prenderci prima tutti i nostri bei premozzi, assolutamente. Grazie, un po' dei soldini perché tanto il primo dava roba piccola. Ok, andiamo a prendere i 20 che sono i secondi e ci piacciono. Dai, è così. Ciccia. Ok, 330.000 molto buoni. Per 7 di carne uguale arriviamo a un 280.000. E l'ultimo per 1, 275.000. Quindi non c'è uscita esclusivamente solo ciccia. Ottieni. Vediamo un po'. 10 di quelli dorati. Ok, DNA molto buono, 600. Mamma mia, per 5 di quelli 300, quindi 1.500, ottimo, anche perché ne ho usati tantissimi. Uno da 2.000 e l'ultimo che cos'è? Il Proterogirinus, ok, che è quello che abbiamo trovato l'altra volta, mi sa. Quindi ne abbiamo due di Proterogirinus. Mamma mia, qua stanno quelli a soldi, maledetti. Ok, c'ho anche quelli dorati. 10 di quelli dorati. Vai, per 6 di DNA, molto buono. Per 4 di DNA, basta. Solo DNA in pratica abbiamo fatto per punti fedeltà. Ok. Allora, qua potrei anche farlo sto Kentrosauro e cercare di acchiapparmi la bustina Kentrosauro come massimo premio. Ma sinceramente abbiamo 9.700, potremmo fare qualche evento e prenderci la bustina oro puro. Allora, molto importante. Raccogli bustina misteriosa delle 24... No, questa non è 24, questa è quella normale. DNA, ciccia, soldi e multisala. Ok, quindi anche l'hotel, scusate. 30 punti fedeltà per noi. Grazie. Ok, intanto mi mette sullo shop perché è maledetto così. Per sbaglio clicco a shop. Ok, due, apri due pacchetti. Ok, bustina 24 ore. Forse con questa prendiamo direttamente l'oro puro, raga. Proprio diretti. Ok. Taglie. Dino dollari, dino dollari. Soldi e soldi. Ok, niente male, ci dovrebbe dare appunto 2,60. Forse, forse sì. Siamo arrivati a 10.000, quindi mi prendo anche l'oro puro. Assoluta mount. Allora, pacchetti di carte. Oro puro per noi. Fusione Dacoderma. Noi il Dacoderma lo faremo sicuramente. Allora, 10.000. No, non voglio quello da 2.000, quello da 10.000. Ok, oro puro da 10.000. Dai, ciccia, DNA ancora perché è buono, dino dollari e l'opterodattilo, finalmente possiamo fare potenziamento all'opterodattilo. Wow, e 1300 punti fedeltà che adesso metterò tutti buttati all'interno della cosa questa qui. Allora, il primo non lo faccio perché devo fare guardavideo, il secondo e il terzo c'hanno i soldi. Almeno questo, pompamoselo al massimo che possiamo, fregando tutti i nostri punti GV. Benissimo. Ok, siamo quasi arrivati al diamante. Ci manca un giorno e 4 all'azzeramento. Mi sa che non ci arriverò. Peccato, per poco, per poco. Ok, si prosegue. Allora, intanto, qui ho messo a fare il nuovo ibrido Dacoderma, ragazzi. Mi sono portato avanti e già il Dacoderma abbiamo. Quindi nuovo ibrido in questa puntata. Più oro puro, regà. Pazzesco. Ok, Dacoderma è un 3,67 e 2,68 a livello 1. Ok, andiamo a vedere potenziato cosa ci propone. A livello 10 è un 5,51, 402, quindi è un attaccante pesante. Se lo voglio rifare, adesso che l'ho sbloccato, costa 28.000. Porca zozza, regà, costa un fottio. Ok, va bene, adesso sappiamo quanto costa. Direi di andare a vedere che battaglie ci abbiamo da fare, perché tanto le missioni qua non vanno a 20. Specialmente questa non andrà mai avanti, penso. Posso intanto mettere a fare l'opterodattilo. Subito, subito. Guardare quanta roba ho da mettere a fare, infatti la metterò molto presto. Allora, lo accelero, tanto i dino dollari ce l'abbiamo. L'altro lo metto a fare quando vado off camera, assolutamente. Posiziona, abbiamo pterodattilo qui. Ce l'abbiamo 1,21,10 adesso, ok. Sarebbe stato meglio se ce ne fosse stato un altro, ma anche un altro piccolo ibrido. Ibrido, cioè un altro piccolo oro puro, ci piace. Battaglie.
Allora, ce ne sono tantissimi e non potrò farli tutti, quindi penso che mi faccio l'evento VIP e potremmo andarci a fare qualche altro evento di questi qua che dà la ricompensa oro. Magari possiamo fare, arrivano dalla palude. Guarda caso possiamo usare proprio il nuovo ibrido, raga. Proprio subito subito, vediamo un po' se muore perché devo pure passare. Bello però, da dietro è molto bello. Allora, fa scambio, giustamente l'Onco Priestess non può fare sufficienti danni per farmi male. Almeno a botta sicura. Potrei provare un 1-2. Però c'ho paura che non difenda. Ha difeso, perfetto. Ok, c'ha 2. Potrebbe attaccare 2 pensando di ucciderlo. Attacca 2, perfetto. Mi permette di fare un change col mini Enodo. Così lo buttiamo subito giù cattivi. Ah, 3 attacchi ci vogliono con l'Enodo. Ok. Vediamo un po', l'Enodo penso che potrebbe anche morire, perché comunque c'ha 3 contro 1, non lo so se attacca 3. Attacca 3, ci prova, bravo, bravo, mi piace. Allora, ho messo in giù anche il Bananogmius, no, Bananogmius, che brutto nome che c'hai, che pure lui potenziato è bello, 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 grosso. Con 2 attacchi ce lo portiamo giù e 3 passiamo, che magari utilizziamo il nuovo dinosauro. Dai, è così. Sta a 4 il nostro avversario, non penso attaccherà a 4, dai, non ci credo. Attacca a 2 però. Ci piace. Quindi c'ha 2 in difesa. A sto punto, per divertirci, metto Dagoderma e vediamo come attacca. Vediamo l'attacco del Dagoderma. Bam! Madonna, quanto è veloce. Si continua, secondo stage VIPs. Una da parte per il nostro Enodo. Ci piace. Questa cosa ci piace tanto. Ok, fa un change col Trinacromero che attacca anche. Questo è molto buono per noi, regà. Potremmo fare anche un bel change e sacrificare altri dinosauri e non l'Enodo. Ok, mi è rimasto un piccolo dubbio. Facciamo così. Va bene, quindi Bananogminus. O Bananogmius muore dopo, cioè adesso in pratica. Gli fa 2 attacchi e lo one shotta. Perfetto però, perché attaccando così almeno spreca subito tutto. E noi stiamo con 3, quindi facciamo 1-2. Non lo uccidiamo con 2! Che odio. Questo è l'odio, raga, questo è l'odio totale. Vabbè, l'abbiamo ucciso uguale con 3. Mo' però lui con 3 attacchi... Forse con 2 mi potrebbe già uccidere. No, deve farne 3. Ottimo. Ok, altro ibrido che attacca per noi, il Leptostega. Spam. Molto simile all'altro, sinceramente, come tipo. Anche questo stage è fatto. Gli stage continuano a farsi un pochino più tostarelli. Quindi cerchiamo di alzare il tiro. Anche noi, perché l'avversario è molto forte. Leptocleido non attacca, fortunatamente per noi. Userei un 1-2 anche se penso che avendo l'attacco basso lui non difende. Questo è un pericolo grosso. Però lui c'ha 3. Ok. Abbiamo 5. Potrei fare un rischio molto grosso. Vai, ci provo. Ok, speriamo che lui avendo 5 non attacca. Invece attacca 5, schifoso. Di solito attaccano a 6, invece mi ha fregato stavolta. E vabbè, stavolta mi ha fatto il fregone. Ok, 2. Con 3 lo uccidiamo. E vorrei provare a difendermelo questo. Anche se non è proprio il top come scelta. Però possiamo fare più potenziamento se proteggiamo. Anche perché non ha deficit questo come... Dinosauro, insomma, contro l'avversario. Allora, non ho visto bene quanto ha difeso. Potremmo anche rischiarcela. E 2 da parte. Ok, un paio d'attacchi sono passati. Era quasi morto Dunkleostasis. Dunkleostasis, vabbè. È un 6 che attacca 6 per levarcelo di mezzo. Bravo, simpatico. Ah, adesso ci abbiamo abbastanza vantaggio, oserei dire, dai. Allora, con un attacco lo uccidiamo. Con 2 ci difendiamo e 3 passiamo. Dovremmo stare tranquilli.
Meglio sempre difendere, senza sa mai. Anche se il Bakulite è depotenziato, 226. Però ha attaccato 4 il maledetto, eh? È fatto sentì. Vabbè, Ainosauro, porta a casa sto stage, va, che andiamo avanti. Spam! E si parte col penultimo stage della modalità VIPs. Allora, siamo in vantaggio giustamente uno da parte. Lui fa il change, assolutamente. Non fa il change, attacca a 2. Intrigante. Ok. Perfetto, io faccio 2-1. E Ainosaurus e Bakulites va giù. Ainosaurus dovrebbe morire col prossimo attacco. Se attacca a 2. Vediamo un po' se attacca a 2. Non attacca, giustamente. Io direi di fare un bel 4 totale. E lui diventa un 5. Dovrebbe attaccarmi 5. Infatti mi attacca 5. Buono. Ok. Prognatodonte. Fatti valere. Fai due bei attacchi e basta. Perché tanto ti bastano. 2-2-4. Bam. Dai, adesso quest'enodo non me lo potrai mai buttare giù. Mi dispiace per te. Ok. Io c'ho 8. Ciaone, vai elicoprione. Anzi, enodo, vai giù elicoprione. Assolutamente. Bam. No, questo era il penultimo stage, adesso l'ultimo. E si continua. Ultimo stage e poi ci prendiamo la ricompensa oro. Ok, uno da parte. Di nuovo sempre due conchigliozze e l'ortogantus. Quindi due enodo e ortogantus. Stavolta attacca. Molto aggressivo il nostro avversario. Mi piace. Allora, potrei anche osare e farlo fuori direttamente con l'enodo, senza sprecare manco l'ortogantus probabilmente. Però quello è un 4,29. Se attacca a 2 lo sentiamo. Eh sì. Allora, 1, 2 e 2 da parte. Ok, vediamo un po' se attacca. Lui c'ha 3, c'ho 2 da parte, con 3 me lo uccide. Perfetto. Ora tocca al nostro Ortogantus, che non mi ricordo è depotenziato assolutamente. Però forse riusciamo a ucciderlo se faccio 6, ci provo, sì, L'ammazziamo con l'Ortogantus, GG, andiamo a prendere il nostro premio. Ecco la nostra ricompensa oro, vai. Evento VIP se per noi, quindi andiamo a prendere un bel Litteostega da sacrificare. Perfetto, punti fedeltà, 1003, e quindi andiamo a prendere un altro po' di punticini lì. Assolutamente. Sperando di arrivare al diamante in una giornata, ma ci credo veramente poco. Al massimo vedrete soltanto il premio del diamante. Ok. Allora, e poi non è che salete tantissimo, è quello che mi dà urto. E arriviamo ai biglietti massimi subito, quindi ci manca ancora sta fetta enorme. E questo qua dovremmo farlo dopo. Ok, si prosegue, andiamo a fare l'altro evento con la ricompensa oro. Arrivano dalla palude solo rarissimi, abbastanza easy come evento, assolutamente. Allora, il primo è uno contro uno, quindi niente di eccezionale, lo eliminiamo immediatamente, anche se ha due. Ok, non difenderà a 2, ne siamo sicuri. Infatti non difende proprio. E abbiamo già fatto il primo stage. Molto easy. Il secondo stage ci dà addirittura la libertà di scegliere, quindi neanche più rarissimi e basta. E noi andiamo cattivi, allora. Il Dimorfodonte e il secondo pterodattilo, quello piccolo. Quello grande non lo utilizzeremo subito, magari nell'ultimo stage che è più comodo. Wow, mi ha attaccato 2. Allora se la sente forte. Caprosugo, ciaone. Ok. Ci piace. Allora, sta per attaccare, no. Ha tenuto da parte in difesa. Attacchiamo con tutto. Sbam. Ciaone. Andiamo al terzo stage e ultimo. Ci lasciano ste libertà e noi ce le giochiamo bene. Alanca 1. Microposaurus dall'altra parte, che attacca 2 per eliminare Alanca. Assolutamente. Ok, pterodattilo aggressivissimo, enorme, che farà il suo dovere. Con due attacchi butta giù. Ok, vediamo un po' il prossimo avversario che cosa fa. Il Prionosuco, 253 da depotenziato, niente male sinceramente. Vediamo un po' se attacca, non attacca. A sto punto vorrei provare con un 3-1.
Non mi è andata bene. Pensavo difendesse uno. O c'ha tre. Già si cominciano a sentire i danni. Aia. Male. Ok, io faccio un 1-4. Così l'opterodattilo può andare giù molto tranquillamente. Riono Suco muore. Sarco Suco scende in ta. In campo. Non ha attaccato. Abbiamo 8. Ciao ne proprio. Cioè, neanche mai ammazzare l'opterodattilo. Proprio così. Femmete. Andiamo a prenderci il premio. Ricompensa oro quasi gratuita. Ok, la prendiamo tutta per noi. Ciccia, soldini, ciccia e un bello pteranodonte. Buono. Ok ragazzi, ci prendiamo anche i punti fedeltà che raddoppiano. Perché come vi ho detto, fino al 75 manterrò questo abbonamento. Poi lo leveremo perché sicuramente al 75, anche se sarà da correre ugualmente, andremo un po' più piano anche noi con Jurassic World Game. Perché si è un po' placato anche Jurassic World Game come gioco. Va bene, arriviamo a 300 like, ragazzi. Condividere il video, iscrivetevi al canale se non è nuovo e lasciare la città Jurassic World Game. Con sotto i commenti per ricevere un cuoricino. E ci vediamo nel prossimo video.